La figura biblica dell'Anticristo, che noi troviamo nelle Sacre Scritture, poi coniugata con l'Empio, l'uomo del peccato, di cui parla l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, e la bestia che noi troviamo, una delle due bestie che noi troviamo in Apocalisse, ha dato luogo a molteplici interpretazioni, ci sono state, come dire, assimilazioni, ci sono state, come dire, tentativi di cercare di capire chi possa, come dire, incarnare questa figura escatologica che, come dire, verrà fuori sulla scena mondiale prima, diciamo, del ritorno in gloria di Gesù Cristo, quindi della sua seconda venuta. Adesso, noi naturalmente è necessario che comprendiamo di come Apocalisse, che si come dire, esprime lungamente su questa questione, parta dal particolare al generale, essendo simbolismo e allegoria, per farci comprendere qualcosa di più profondo. Senza dubbio si sta facendo riferimento al principato di Domiziano, che è l'epoca in cui fu scritta sicuramente questo testo meraviglioso ispirato da Dio, ma è un testo di principalmente resistenza e consolazione, che parte appunto dal particolare, ovvero sia da quella situazione che le chiese cristiane vivevano in Asia Minore, di quella oppressione. Senza dubbio si sta parlando dell'apparato del sistema romano, senza dubbio si sta parlando ovviamente dell'oppressione imperiale, è davvero sotto gli occhi di tutti questa, come dire, questa concezione, ma allo stesso tempo è necessario naturalmente comprendere che il particolare significa che questa situazione è destinata a ripetersi, perché l'uomo è praticamente, senza Dio, quello che è in netta ribellione contro il suo creatore. Ogni qualvolta organizza e si organizza in un sistema che non tiene conto ovviamente dei principi e dei valori del suo creatore, ecco che diviene tirannide, ecco che diviene oppressione. Quindi possiamo dire che la Babilonia, se vogliamo, simbolicamente, se pur era in riferimento alla Roma imperiale, la Babilonia è ogni qualvolta un governo repressivo, diciamo, si oppone a quelli che sono i disegni benevoli del Creatore, che ci chiama alla, come dire, solidarietà, alla fratellanza, al vivere i rapporti in maniera civile, fraterna, costruttivi. Quindi Babilonia e l'Anticristo non sono necessariamente identificabili in un unico soggetto, anche perché noi leggiamo nelle epistole di Giovanni, dove l'Anticristo, o meglio, si parlerà addirittura di anticristi, erano già presenti, secondo l'Apostolo, nei suoi tempi, e faceva riferimento a quel movimento gnostico docetista, che tra l'altro sopravvive ancora oggi in una certa elite che comunque governa molti apparati del mondo attuale. Ecco che vediamo che questa parola, questo termine, è attribuito a costoro, i quali negano l'incarnazione del figliolo di Dio. È scritto espressamente: chi nega che Cristo è venuto nella carne, egli è l'anticristo. Sono sorti molti anticristi, quindi si parla di un movimento eretico che si opponeva a quello che è il più ineffabile, diciamo, dei miracoli e delle dimostrazioni di amore del Creatore, ovvero sia il figliuolo di Dio che si fa carne per redimere l'umanità, per salvare l'umanità che in Lui si rimette, in Lui confida. E di conseguenza dicevo che per quanto riguarda Babilonia, così come l'Anticristo, noi vediamo che
sono lì presenti ogni qualvolta vediamo delle opposizioni. Per esempio, durante il Medioevo, un certo movimento religioso attribuì a Roma, come dire, alla Roma papale, e poi in seguito fu ripreso anche dai riformatori protestanti, proprio questi titoli. Quindi con questa attribuzione a Roma di Babilonia e del papato romano come il sistema dell'anticristo. E sicuramente lo è sotto tantissimi aspetti, perché c'è una sostituzione al messaggio reale, originale di Cristo. C'è una usurpazione del trono del figliolo di Dio da questa figura che è completamente estranea agli insegnamenti di Gesù Cristo, agli insegnamenti evangelici. Ma non ci dobbiamo soltanto limitare a questa figura, perché ce ne sono state altre di figure anticristiche durante il corso della storia che hanno portato oppressione. Noi basti che pensiamo per esempio all'Islam, che con la spada ha veramente allargato la sua influenza, la sua egemonia in quei paesi dove questo messaggio di sottomissione, Islam significa sottomissione, veniva a portare, ed era un messaggio che negava anch'esso l'incarnazione di Dio, del figliolo di Dio. Come possiamo vedere, molte sono le forme in cui, diciamo, l'anticristo e la Babilonia si manifesta. Pensiamo ancora un po' in un'epoca un po' più recente, tutte quelle ideologie come il nazionalsocialismo, il nazismo, che era profondamente anticristiano e vedeva nel cristianesimo uno dei suoi peggiori nemici. Stesso dicasi della massoneria, che naturalmente è come dire, una ideologia profondamente gnostica ed anticristiana. Oppure attualmente, come non vedere il comunismo, lì dove, diciamo, si è manifestato nella sua espansione egemonica, noi vediamo una persecuzione sistematica dei cristiani, della Chiesa cristiana. Noi consideriamo che in Corea del Nord è il paese al mondo più anticristiano che attualmente esiste, dove ci sono ancora oggi, nel silenzio e nell'indifferenza generale dei più, i campi di concentramento, chiamati campi di lavoro, ma la cosa non cambia, naturalmente il discorso è lo stesso, dove l'oppressione anticristica e babilonica è attualmente in atto. Ecco che allora, se allarghiamo un attimino questa prospettiva, ci riusciamo a rendere conto di come lungo il corso della storia più riprese si è presentato questo spirito dell'anticristo, questo spirito di Babilonia, ovvero sia di confusione rispetto a quell'ordine invece che il Signore vuole per l'umanità, un ordine che all'ultimo giorno verrà stabilito da Dio stesso, quando la nuova Gerusalemme scenderà sui nuovi cieli e nuova terra. Quindi si parla simbolicamente di un nuovo sistema, di un nuovo mondo di cui faranno parte coloro che hanno amato Dio, che hanno seguito Cristo. E questo nuovo mondo, questa nuova creazione, come la chiama Gesù, palingenesi, quindi questa ricreazione, rigenerazione, ecco che prenderà il posto, diciamo, dei governi umani, del governo di Babilonia, che simbolicamente, ripeto, è ogni governo, ogni società umana che vuole prescindere da quelli che sono ovviamente i buoni disegni di Dio. Ecco, noi andiamo verso questo destino ultimo e lungo il corso di questa storia siamo indirizzati verso questo destino. Pertanto, con questo ragionamento non si vuole necessariamente negare che vi possa essere anche verso il termine, diciamo verso la fine proprio degli ultimi giorni, una manifestazione magari ancora più palese, o una manifestazione ultima, possiamo dire un ultimo affronto
al Signore, alle sue leggi. Non vi è dubbio che le cose possano manifestarsi in questi termini, non vi è dubbio che vi possa essere, come dire, un'ultima ribellione prima della sua totale distruzione, purché comprendiamo che questo spirito anticristico e questi anticristi, lo leggiamo nel Nuovo Testamento, erano già presenti in epoca apostolica e naturalmente noi sappiamo che con diciamo l'aumentare delle doglie, quando si va verso il parto le doglie aumentano secondo ovviamente l'insegnamento di Gesù, e quindi abbiamo modo di pensare che aumenteranno anche ovviamente le oppressioni, aumenterà anche, come dire, già lo stiamo vedendo, ecco, adesso il satanismo per esempio è reso manifesto in quello che è la società, nella musica, nella come dire, nella filmografia, oramai è tutto manifesto, anche vediamo il sovvertimento dei valori etici e morali, sono completamente sotto attacco, così come è sotto attacco la famiglia. Sono tutti segni che mostrano, come dire, un intensificarsi dei dolori prima del parto, ma noi sappiamo, speranzosi e fiduciosi sulle parole di Cristo, che quando vedremo queste cose aumentare, noi sappiamo che la liberazione nostra è vicina, quindi leviamo i nostri capi verso l'alto, da dove aspettiamo il ritorno glorioso di Cristo, che verrà e con il soffio della sua bocca distruggerà l'impero del male, distruggerà ogni cosa che si è elevata contro la conoscenza di Dio, contro il proposito del Signore. In Apocalisse è detto, ecco, dice il Signore, io faccio nuove tutte le cose. E quindi noi siamo già in spirito introdotti in questa novità che ha portato Cristo, in quanto il suo regno è già venuto ad abitare, a dimorare presso i nostri cuori. Ecco perché abbiamo questa certezza che ci viene dal sigillo dello Spirito Santo, che ci fa gridare vieni presto Signore Gesù, ci fa invocare Maranatha, vieni Signore Gesù, perché il progetto di Dio è un progetto meraviglioso che sicuramente molto presto si attuerà e si compirà. Quindi fiduciosi e speranzosi in quello che è il proposito di Dio, in quello che è il disegno originale di Dio, ecco che l'uomo che in lui confida ritornerà, ecco, in quel progetto originario di cui simbolicamente leggiamo in Apocalisse, vi sarà appunto quell'albero della vita dove l'uomo potrà tornare, diciamo, ad avervi contatto, e qua si parla di eternità perpetua, di liberazione da tutto ciò che è male, perché il male ha avuto un inizio, ma avrà anche certamente, perché è stato decretato, anche il suo termine. C'è da attendere che si compia tutto il piano del Signore, di cui noi siamo felici di farne parte. Quindi eleviamo i nostri cuori al Signore, gli rendiamo grazie ed esclamiamo tutti insieme Maranatha, vieni presto, Signore Gesù.